lanciato a livello regionale questa iniziativa di burocrazia, di cui fin qui abbiamo parlato con il presidente di Confindustria Messina, Ivo Blandina. Al telefono quindi Giorgio Cappello, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, addio burocrazia è uno sportello che è nato diversi mesi fa su questa vostra iniziativa lanciata appunto a livello regionale per segnalare quanto ne uccide la burocrazia, questa struttura elefantiaca della burocrazia che impedisce spesso. Ci senti? Pronto? Adesso sì. Ok. Adesso sì. Stavamo dicendo che Addio Burocrazia è un'iniziativa partita dall'iniziativa dei giovani industriali che lei dirige. Fin qui, quante sono state e soprattutto quali sono state le segnalazioni degli imprenditori in qualche modo vessati dalla burocrazia? Allora, intanto va chiarito una cosa, Addio Burocrazia non è uno sportello di consulenza o di dico pratiche per gli imprenditori. Addio Burocrazia, cos'è Addio Burocrazia? È nata dai giovani industriali siciliani aderenti al sistema Confindustria e vuole essere un modo come fare da pungolo diciamo a quelle che sono le istituzioni che poi alla fine dirigono il sistema burocratico regionale, provinciale, comunale, nazionale. Noi giovani imprenditori della Sicilia sosteniamo che sono due i vincoli che opprimono lo sviluppo dell'isola, uno è il vincolo criminale noto a tutti e un altro è il vincolo burocratico che è ancora più pericoloso o pericoloso tanto quanto quello criminale ed è quello che sta uccidendo in silenzio il sistema economico delle imprese siciliane, mentre il crimine organizzato chiede all'imprenditore in forma di estorsione un corrispettivo ben determinato, 100 euro, 200 euro eccetera eccetera, una mancata autorizzazione concessa a un'industria vale tanto quanto vale un'estorsione fatta dal crimine organizzato. È un danno forse neanche calcolabile in termini economici. Ma è incalcolabile perché non c'è prezzo che si può pagare. Noi stiamo assistendo in questo momento in Sicilia a quello che dovrebbe essere veramente il petrolio della Sicilia, che è il mercato delle rinnovabili, il mercato del fotovoltaico eccetera eccetera, che è totalmente ingessato da un sistema burocratico che non sta facendo altro che condannare ancora una volta la Sicilia al delittuoso. Ci sono 5-6 miliardi di euro di investimenti pronti ad essere spese da imprenditori del settore privato e nel settore dell'energia rinnovabile che vengono rallentati per scelte politiche sicuramente giuste sotto alcuni profili per non devastare i territori, però noi non diciamo che tutte le pratiche devono essere autorizzate. A noi imprenditore serve una certezza, a noi servono dei tempi certi, cioè se dal giorno che io presento una domanda la legge dice che lo Stato, la Regione deve rispondere entro 180 giorni, io entro 180 giorni devo avere una risposta sia essa positiva o negativa, perché io ho programmato i miei investimenti, ci sono le banche dietro che magari hanno garantito una mia operazione finanziaria e così non ti sta facendo altro che rallentare e mandare in fumo la terza rivoluzione industriale che potrebbe sicuramente essere dare slancio all'economia siciliana. E questo del momento di slancio, sicuramente questo dei ritardi nelle risposte da parte delle strutture pubbliche, che siano Regione Siciliana, i comuni, insomma le pubbliche amministrazioni in generale, è il dato più significativo rispetto alle segnalazioni che avete fin qui raccolto dagli imprenditori, oppure ci sono altri aneddoti, curiosità? Allora guardi, noi abbiamo iniziato questa nostra avventura il 12-13 settembre dell'anno scorso. Abbiamo istituito un indirizzo mail che ricordo addioburocrazia@confindustriasicilia.it a cui l'imprenditore segnala, racconta la sua storia, la sua esperienza. C'è stato un giorno che ci siamo guardati negli occhi con gli altri miei colleghi, con i presidenti dei giovani della periferia della Sicilia, e ho detto: questi stanno diventando più burocrati della burocrazia, perché erano tante le segnalazioni che c'è stato un giorno non riuscivamo neanche a leggerle tutte. Ma guardi,
sì, ne arrivano di tutti i colori, ma a tutti i livelli, dalla lamentela sull'amministrazione comunale, provinciale, regionale, ovviamente nel settore energia, eccetera, cioè nel settore delle autorizzazioni ambientali, il collo di bottiglia sono gli assessorati regionali, come certo. Per le autorizzazioni sul comparto delle rinnovabili, ma ci sono lamentele sulle commissioni provinciali di tutela ambiente, ma veda, poi questo sportello, cioè, non è che aiuta a risolvere, serve per risolvere il singolo caso. A noi ci interessa, tramite questo sportello noi abbiamo aperto un focus per capire di cosa l'imprenditore ha bisogno nel sistema burocratico, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e poi lanciare degli appelli e fare delle proposte. Certo. Il 4 dicembre abbiamo proposto al governo regionale l'abolizione di tutte le nuove commissioni provinciali tutela ambiente della regione Sicilia. Cioè, la regione Sicilia è l'unica regione nello Stato ancora a mantenere le commissioni provinciali tutela ambiente, cioè che sono un duplicato delle ARPA provinciali, che sono degli organi distaccati sui vari territori della regione Sicilia, cioè, quindi sono dei duplicati, vanno abolite. Okay. Come un'altra provocazione che mi sento di lanciare è l'immediata abolizione delle commissioni edilizie in tutti i comuni della Sicilia, secondo me, perché sono inutile nascondersi dietro la realtà, sono delle postazioni per alimentare clientele, eccetera eccetera, e la Sicilia, se vuole cambiare come Confindustria, sta puntando il dito su alcune cose, sia sulla lotta alla criminalità organizzata, sia sulla presa di posizione nell'efficienza della pubblica amministrazione e di una burocrazia migliore. Cioè, solo così noi possiamo modernizzare e innovare il sistema delle imprese siciliane. La burocrazia non vuole essere puntare il dito contro praticamente gli impiegati pubblici. Noi lo sappiamo che all'interno della pubblica amministrazione ci sono degli impiegati, dei collaboratori meritevoli e altri no, insomma, è anche immaginabile che ce ne siano. La meritocrazia non è il sistema, l'equazione del merito non è riconosciuta nel sistema della pubblica amministrazione siciliana, e questo sicuramente è un fattore che compromette lo snellimento di alcune procedure amministrative e burocratiche in Sicilia. Grazie a Giorgio Cappello, sono costretta grazie ad interrompere così buona duramente. Appuntamento quindi. Buon pomeriggio ai radioascoltatori. Grazie. Quindi appuntamento sabato, qui abbiamo in studio Ivo Blandina, perché sabato sarà appunto presentato lo sportello di addio burocrazia, che nascerà anche nella sede di Confindustria Messina. Un saluto, perché fra poco ci tagliano dal GR di Popolare Network in maniera immediata. Invitiamo sabato, il gruppo Giovani fa questa presentazione, un momento importante non solo per noi ma per gli imprenditori e quindi anche per i cittadini. Visti e sviste dentro la cronaca siciliana di oggi, si chiude così piuttosto velocemente. Abbiamo dovuto purtroppo rinunciare all'intervento di Dario Morelli, che non ce ne vorrà, ma la prossima settimana sarà il primo dei nostri interventi, e quindi appuntamento a giovedì prossimo.